Ciao a tutti, io sono Federico Maio e oggi risponderò alla domanda che mi fanno più spesso, ovvero che telecamera utilizzi per fare video. Partiamo! Della Canon EOS 70D. Questa reflex, a mio parere, è stata la prima vera e propria tuttofare di casa Canon ed è stata appunto la mia prima reflex professionale che ho acquistato principalmente per fare video. Principalmente ho cominciato a utilizzare una Nikon per provare cosa volesse dire fare video con la reflex. Successivamente ho comprato una mia prima reflex che è stata la Canon EOS 600D, con la quale ci ho fatto un annetto, niente di più. Ho fatto vari lavori, varie cose, vari videoclip e mi sono trovato subito bene. La prima cosa che ho potuto notare rispetto a Nikon è che la grana praticamente veniva ridotta di un buon 80%, anche ad intensità di ISO come potrebbe essere 800. Praticamente con la Canon riuscivo ad avere molta meno grana rispetto alla Nikon con la quale ho iniziato. Però la 600D mi dava veramente un po' di problemi perché era veramente spoglia, era una entry level e non la potevo utilizzare praticamente per fare tutto quello che volevo fare, arrivava sempre fino a un certo punto. Quando ho dovuto fare l'acquisto grosso, ovvero iniziare ad acquistare dell'attrezzatura per lavorare, ovviamente ero indirizzato sulla 5D Mark III, per tanti motivi, perché ovviamente passare da una 600D a una 5D Mark III mi avrebbe dato veramente una grande qualità e mi avrebbe dato tanti vantaggi, da tanti aspetti, da tanti punti di vista. Però proprio in quei giorni usciva la Canon EOS 70D, che era appunto la versione nuova della Canon EOS 60D. La Canon EOS 60D, nonostante io avessi la 600, non mi affascinava più di tanto. Però questa qui mi è saltata subito all'occhio perché aveva una cosa che praticamente poteva sembrare una trovata commerciale, però in realtà dal punto di vista pratico si è rivelata una delle cose più belle e una delle cose più utili che io abbia mai avuto a livello di reflex. Infatti io questa qui la uso praticamente dal 2013 e ancora è perfetta, ovvero lo schermo orientabile e touchscreen con la possibilità di scegliere il punto di messa a fuoco e la reflex lo tiene in automatico. Questa cosa funziona principalmente con i volti, è stata credo la prima reflex ad adottare questo sistema e funziona alla perfezione. La velocità di messa a fuoco è una cosa fantastica, lo schermo è ancora oggi, dopo tanti anni, perfettamente funzionante, non traballa, ancora come se fosse stato comprato adesso praticamente. La cosa che mi ha fatto scegliere di prendere questa reflex piuttosto che una 5D Mark III è stata proprio appunto il fatto che avesse questa messa a fuoco automatica perfetta, cioè praticamente perfetta, che mi permetteva di risparmiare un sacco di soldi di follow focus e di tanta altra roba che altrimenti sarebbe stata necessaria. Dopo questa molte marche hanno introdotto questo sistema, molte altre reflex, molte altre mirrorless hanno preso questo sistema e l'hanno ovviamente perfezionato. Anche Canon stesso, adesso io ve ne sto parlando nel 2018, già è uscita la Canon EOS 80D che è quella successiva a questa e sta per uscire la 90D. Però perché ve ne parlo adesso? Perché praticamente tra la Canon EOS 70D e l'80D c'è poca differenza sostanziale anche di prezzo, perché questa è veramente una reflex di ottima qualità. Oltre a fare dei video allucinanti, io nel frattempo che parlo faccio scorrere un po' di immagini del mio girato, potete anche vederlo dal mio showreel totalmente fatto con questa. C'è veramente poca differenza tra questa e l'80D, se non cavolate che ok, mi avrebbero potuto fare comodo a livello lavorativo, come i 60 fps su 1080p che l'80 ce l'ha e questa no. Però non ne ho visto una necessità, anche perché io poi ho cominciato a investire su tutte le altre cose che mi servivano. La reflex non mi sentivo di cambiarla perché era talmente comoda e bella, cioè nel senso mi dava una qualità tale che veramente poche volte mi è venuto in mente di cambiarla, e quelle poche volte mi è venuto in mente di cambiarla è stato sempre per passare a cose di qualità molto superiore, cioè non per la 5D. Non mi è mai venuto in mente di acquistare una 5D dopo aver preso questa qui. Ci ho fatto anche il mio film con questa qui, oltre che cortometraggi, programmi televisivi e videoclip di tutti i tipi, ed è veramente una reflex tutto fare. Ha preso polvere, ha preso neve, ha preso acqua, ancora oggi è funzionante, fa delle immagini spettacolari. Per essere una reflex che comunque registra in compresso è veramente fantastica, non si nota, tanto che moltissime persone mi chiedono se io abbia
una 5D, ma io in realtà tutto questo tempo ho sempre girato con questa, dal 2013 a questa parte solo con la Canon EOS 70D. Attualmente sto vloggando con la 700D, che è appunto la successiva della 600, molto migliorata, hanno implementato anche lì delle cose di questa qui, però è tutto un altro pianeta. Questa ad oggi costa ancora 900 euro se l'andate a cercare sul web, e praticamente l'80D ha solamente 200 euro di differenza. Ovviamente l'80D ha qualcosina in più rispetto a questa, come potrebbe essere la possibilità di fare i timelapse, l'HDR, oppure comunque se vogliamo andare più nel tecnico i 45 punti di messa a fuoco, rispetto a questa che ne ha 19 e la messa a fuoco a rilevamento di contrasto, quella ce l'ha a rilevamento di fase. Il sensore credo sia praticamente lo stesso, l'unica cosa è che cambia il processore, questa c'ha il DG5, quella c'è il DGX6 e quella lì ha la possibilità di inserire due microfoni, questa solamente uno. Sono cose ok che fanno un pochettino la differenza rispetto a questa. Secondo me avevano progettato prima una camera superiore, poi ovviamente per commercializzarla negli anni sono andati a togliere, hanno creato questo modello e poi l'80D che comprendeva un po' più di cose rispetto a questa qui. Però veramente secondo me il motivo per cui ci sia solamente 200 euro di differenza è perché secondo me questa qui veramente non ha niente da invidiare alla 80D, se non i 60 fps, che ok, se volete fare una ripresa con un po' di slow motion allora ci può stare, cioè altrimenti dico dite prima come facevo io che non avete la possibilità di fare lo slow motion e amen, non lo fate. Anche perché dico poi queste cose sono anche lo stile di ripresa che volete tenere. A me non tanto interessava, quindi non ho sentito la necessità forte di cambiare. Ovviamente però se mi sono innamorato di questa, figuriamoci dell'80D, che comunque ha quelle piccole cose in più che possono farti fare comunque la differenza. Quindi già questa è un'ottima reflex, ottima per fare video, fantastica per fare le foto, vi faccio anche vedere qualche scatto nel frattempo, è veramente raffinata nello stile di fotografia, nello scatto. Questa potrebbe, diciamo, essere una recensione parallela dei due modelli. Io parlo di questa perché è veramente un carro armato, ne ha viste di tutti i colori, l'ho usata anche in viaggio, l'ho portata in Spagna, in Inghilterra, a Malta, a Parigi, in giro per l'Italia. Con il 18-55 non perde assolutamente qualità, anzi secondo me è un ottimo obiettivo, molti lo snobbano, però secondo me ti rende la reflex piccola perché comunque un pochettino di peso ce l'ha e un po' di volume c'è rispetto magari a delle camere oggi un po' più piccole in vendita. Col 18-55 diventa veramente pratica portarla in giro, quindi potrebbe essere anche un'ottima camera per un amatore. È veramente una camera tutto fare. Ovviamente spendere 900 euro per cominciare è un attimino impegnativo per le persone che magari pensano che non sia una cifra alla loro portata, però cioè è come dire io spendo 900 euro oggi per non spenderne altri nel tempo. Se voi prendete una camera come questa o come l'80D sicuramente vi durerà tanti anni per i vantaggi che ha rispetto ad altre camere o altre reflex, non vi sentirete la necessità di cambiarla e quindi è come dire spendere una buona cifra oggi per prendere un buon prodotto oggi per poi cambiare solamente quando avrete la possibilità di prendere qualcosa di veramente superiore. Io adesso sto passando a qualcosa di veramente superiore, però non nella fascia alta delle reflex o delle mirrorless. Per il mio percorso sto prendendo adesso roba cinematografica. Mi si è aperta una situazione tale dove questa non basta più. Ma non la sostituisco perché mi ci trovassi male, anzi, questa qui passerà da camera di lavoro a camera completamente personale. Cercherò di prendere degli obiettivi piccoli che mi permettano di portarla sempre con me e praticamente ci potrò fare tutto. Fa veramente delle immagini belle, non nitide quanto magari una camera superiore, però sono delle immagini di qualità, cioè ci si può lavorare anche a livello di color. È resistentissima, non so quante volte l'ho sbattuta di qua e di là ed è caduta e ancora oggi è perfetta, dentro è pulitissima, ma non perché io la tratti così tanto bene, perché comunque usandola tutti i giorni per lavoro, vuoi o non vuoi, prende sempre polvere, prende sempre acqua, ma perché comunque è ben costruita, cioè non ci sono punti da dove possa entrare polvere o altro e arrivare al sensore. È solida, compatta, non fa rumore. Se tu hai necessità di registrare un buon audio con un buon obiettivo, il rumore della messa a fuoco è praticamente assente. Poi una cosa importante è che questa recensione è completamente gratuita, è una recensione che non è una sponsorizzazione, cioè io questa la sto
recensendo in questo momento, perché l'ho utilizzata per 6 anni e praticamente, a mio parere, è sempre all'avanguardia. Cioè è un grande reflex. Se voi la prendete adesso, non avete niente di meno di chi in questo momento possa prendere una reflex di fascia superiore o comunque di un nuovo modello. Probabilmente con l'uscita della 90D calerà ancora di più il prezzo, quindi se volete prenderla anche come inizio di carriera per poi passare magari all'80, la 90D è ottima, è un'ottima cosa secondo me, piuttosto che prenderle una che costa magari solamente 200 euro in meno e tante cose come questa non ce l'ha. E niente ragazzi, è fantastica, è una reflex che ha veramente tanti vantaggi. Di svantaggi non me ne viene in mente, e quando mi venivano in mente svantaggi erano cose che praticamente derivavano dal mio non saperla utilizzare appieno. L'unica cosa che potevano fare, che secondo me non hanno fatto per ovvi motivi, ovvero per comprare le reflex di fascia superiore, è che potevano mettere l'uscita HDMI in un compresso, però ovviamente non l'hanno fatto perché c'era già sulle 5D. Se conoscete qualcuno, provatela e fatemi sapere nei commenti qui sotto, e fatemi sapere anche nei commenti qui sotto se qualcuno di voi ha l'80D, quali sono le migliorie che sono state apportate, e magari può essere utile a chi sta guardando questo video e non pensa a quei 200 euro di differenza tra l'una e l'altra, potrebbe anche essere indirizzato a prendere l'80D. Questa piccola recensione finisce qui. Se avete qualcosa da chiedermi in particolare, scrivetelo nei commenti, seguite il canale, seguite anche la mia pagina e il mio Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.